i dibattiti e le scelte che stanno cambiando il vecchio continente in Europeans. Il dottor Ivan Yordanov è uno dei veterinari regionali della zona di Sofia. Oggi la sua destinazione è l'allevamento di maiali di Slivnica. In questa fattoria, una delle maggiori in epoca sovietica, sono allevati attualmente un migliaio di animali. Gli allevatori bulgari oggi si trovano a combattere con due ordini di problemi: la peste suina e i rigidi standard di sicurezza imposti dall'Unione Europea. La peste suina impedisce a Romania e Bulgaria di esportare carne di maiale nel resto dell'Unione Europea. L'embargo durerà almeno fino a settembre. E con l'adesione da Bruxelles sono arrivate in questi paesi nuove regole che impongono grandi cambiamenti nell'ambito della sicurezza alimentare. La parola d'ordine oggi è tracciabilità. La Bulgaria, che come la Romania è in ritardo sull'applicazione delle leggi sulla tracciabilità del cibo, ha trovato due partner nella Danimarca e nell'Olanda, con cui avviene uno scambio di esperti, di conoscenze ed esperienze in tutto quanto concerne strategie di vaccinazione, controlli, trasporti e in generale sicurezza alimentare. Aleksandr Spassov ha ricostruito completamente la fattoria andata in rovina dopo il crollo dell'URSS grazie ai fondi europei. Per noi le nuove regole dell'Unione Europea non sono un problema. Per esempio, pensiamo che questo nuovo sistema di tracciabilità sia assolutamente necessario. Gli allevamenti di maiali devono assicurarsi che ogni animale sia correttamente censito, ogni maiale deve essere marchiato e bisogna indicare dove nasce e come cresce. Il futuro è degli allevamenti più grandi. Solo le grandi aziende agricole hanno i mezzi per stare al passo con gli alti standard richiesti nell'ambito sanitario, dell'igiene e del controllo della sicurezza alimentare. Qui a Slivnica gli animali sono confinati in un ambiente chiuso. Questo non avviene sempre nei piccoli allevamenti familiari, il che significa che i maiali possono venire in contatto con cinghiali o maiali semiselvatici malati. Per combattere la peste suina, l'Unione Europea ha lanciato una campagna di vaccinazione dei cinghiali alla frontiera tra Bulgaria e Turchia. La Bulgaria dispone poi solo di una struttura specializzata nella distruzione dei resti di macellazione. Il prossimo autunno prenderà il via la costruzione di una seconda installazione di questo tipo, cofinanziata da Bruxelles. I confini dell'Unione Europea si sono spostati con l'ingresso di Romania e Bulgaria il 1 gennaio scorso. Di conseguenza sono stati istituiti nuovi posti di ispezione frontaliera, dove vengono effettuati rigidi controlli veterinari. Controlli che però non convincono Mosca, che ha accusato Sofia di riesportare in Russia carne importata da Brasile e India e ha minacciato di bloccare le importazioni di carne dall'intera Unione Europea. Un incidente che dimostra l'importanza della piena applicazione delle leggi sulla tracciabilità, dice il vice ministro bulgaro all'agricoltura. Anche le aziende alimentari che esportano verso l'Unione Europea e verso la Russia hanno introdotto il nuovo sistema di tracciabilità, un sistema che impone di indicare chiaramente in tutti i documenti e i certificati l'origine di ogni animale. In questo modo tutto è perfettamente chiaro e trasparente. Per quanto riguarda le esportazioni bulgare verso la Russia, in Bulgaria non consideriamo un problema che esperti russi vengano nelle nostre aziende per fare controlli supplementari. Se vogliono venire anche una volta al mese, per noi non c'è problema, non abbiamo niente da nascondere. Il 19 gennaio la Commissione europea e la Russia hanno firmato un accordo di riconoscimento reciproco degli alti standard di salute degli animali e della sicurezza alimentare. Il commissario europeo alla tutela dei consumatori, la bulgara Meglena Kuneva, spiega perché sono necessarie regole ferree in tutti gli stati membri. Abbiamo bisogno di questa regolamentazione sulla sicurezza se vogliamo approfittare del mercato interno e allo stesso tempo se teniamo alla salute. Imporre standard di sicurezza alimentare più bassi significherebbe sottovalutarci. È così che l'Unione dovrebbe funzionare con disciplina per salvaguardare la nostra reputazione e proteggere i nostri cittadini.
and protecting our citizens. Il sistema dei controlli sul cibo è un gioco di scatole cinesi. Prendiamo l'esempio della dottoressa Lyubka Lazarova, ispettore veterinario nazionale. Prima dell'adesione europea della Bulgaria ha seguito una formazione speciale e ora il suo compito è controllare i controllori. I produttori di carne hanno infatti dovuto istituire un sistema interno di controllo e gli ispettori dell'amministrazione statale devono verificare che questo sistema funzioni. E per quanto riguarda in questo caso l'azienda Bravo, che finora produceva solo per il mercato interno, ma vuole ora ottenere il certificato europeo, in questi giorni ai controlli abituali si aggiungono quelli degli esperti dell'Ufficio alimentare e veterinario dell'Unione Europea. Ho notato che le compagnie bulgare di trasformazione del cibo hanno migliorato di molto i loro standard di produzione, non solo per quanto riguarda la qualità, ma anche nell'applicazione del sistema europeo di controllo permanente. Mentre la nostra esperta redige il suo rapporto, uno dei fondatori di Bravo ci racconta dei 2 milioni di euro investiti negli scorsi anni per acquistare nuovi macchinari in Slovenia e in Germania. Atanas Janev si è conformato agli standard europei e ora, grazie alle sue nuove macchine, è anche più all'avanguardia di molte aziende dei vecchi stati membri. Le aziende produttrici di carne in Bulgaria hanno migliorato di molto la loro produzione. Penso che la maggior parte sia conforme agli standard europei e, d'altra parte, credo che circa la metà delle aziende di trasformazione della carne nel resto dell'Unione non segua questi standard. Bogomil Nikolov è il direttore esecutivo dell'Associazione Nazionale Bulgara dei Consumatori. Quando entra in una macelleria non lo fa sempre per fare la spesa, a volte acquista carne con lo scopo di farla analizzare. Prendiamo campioni dai negozi, li consegniamo a un laboratorio e poi pubblichiamo i risultati delle analisi nella nostra newsletter mensile. E i risultati mostrano che la qualità dei prodotti sta migliorando rispetto a 5 anni fa, ma c'è ancora molta strada da fare. Per esempio, gli ultimi test sulle salsicce hanno mostrato che contengono ancora livelli troppo alti di acqua e di grasso. Livelli che però non costituiscono una violazione degli standard di sicurezza. Dall'introduzione dei controlli a livello locale, nazionale ed europeo, la carne bulgara è perfettamente sicura. A dimostrarlo, un testimonial più che affidabile, la nostra dottoressa Lazarova, che a lavoro finito si ritempra con una bella bistecca. Grazie.